a questo consiglio, a questa assise, che noi già abbiamo approvato una mozione all'unanimità in uno dei precedenti consigli. Visto che c'è anche una discussione in sede nei prossimi giorni nel Parlamento, e onestamente, vista anche la delicatezza dell'argomento e il fatto che in aula praticamente, diciamo, purtroppo, dico ahimè, è un'aula, diciamo, semideserta, io chiederei al Presidente e anche alla proponente di ritirare, diciamo, questa mozione per discutere eventualmente in una prossima occasione, anche quando, diciamo, ci sarà, visto l'argomento, una maggiore partecipazione, perché non credo che possano essere così poche persone a poter discutere di un argomento così importante, atteso che già abbiamo approvato una mozione nello scorso Consiglio regionale. Beh, collega Muscarà, il capogruppo del PD dice: se tu la ritiri, noi non votiamo la mozione De Quo e quindi la teniamo in vita per il prossimo Consiglio regionale. Ma diversamente manca il numero legale, tu lo vedi che è evidente. Se c'è una richiesta di verifica, la mozione lo stesso non la discutiamo. Allora, secondo me è giusto che tu aderisca alla richiesta del capogruppo del Partito Democratico. L'impegno è che la iscriveremo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, quando forse anche il quadro politico nazionale sarà più chiaro rispetto a queste vicende, che sono vicende dolorose che riguardano tutta la comunità nazionale. Allora, la ringrazio per il chiarimento. Probabilmente non sono vicende dolorose per tutti, perché il fatto che l'Aula sia vuota vuol dire che la vicenda non è dolorosa né per l'una né per l'altra parte. La mozione a cui fa riferimento Cassillo non ho capito qual è, perché l'altra volta in Aula parlammo semplicemente, facemmo soltanto una discussione più da paci finta che da pacifista. E invece la mia richiesta era assolutamente altra. Se la sua proposta è quella, considerando che questo ordine del giorno è datato 28 marzo, se la sua proposta è quella di scriverla quando eventualmente le sensibilità aumenteranno, perché probabilmente aumenteranno le sensibilità, magari mettendola all'ordine del giorno del prossimo Consiglio, non come ultimo punto, perché sappiamo bene, sa perché? Perché un minuto fa abbiamo discusso di argomenti altrettanto gravi con la stessa presenza in campo, cioè abbiamo parlato di... Sì, ma non c'è una richiesta specifica di verifica. Non c'è, lo so. Quindi quando non c'è la richiesta di verifica... Ma Cassillo interviene sempre per fare le richieste. Vabbè, allora va bene, aderiamo, va bene così. Se la sua proposta è quella di scriverla non come ultimo punto, va bene come primo punto, va benissimo. Abbiamo altre...